La bombarda medievale ha dato il via per il 20° anno consecutivo alla Colle Marathon, la maratona internazionale dei valori che ha visto la partecipazione di circa 700 atleti provenienti da 21 paesi del mondo in un percorso lungo più di 42 chilometri. L'evento sportivo ha toccato paesaggi e borghi storici dell'entroterra della provincia, iniziando da Barchi, poi Mondavio, San Giorgio, Piagge, Cerasa e San Costanzo, fino ad arrivare a Fano, più esattamente al Pincio, per il traguardo finale. Forza Fano TV! Alla partenza c'eravamo anche noi di Fano TV e insieme al supporto tecnico dell'autista Leonardo Guidi abbiamo seguito la gara, dove a tagliare il traguardo con un tempo di 2 ore 27 minuti e 54 secondi è stato l'italiano Carmine Buccilli di Lucca, seguito da Matteo Lucchese e Younes Zitouni. 27 primi e 54 secondi! È la prima volta che partecipo a questa gara, mi rammarico di non averla fatta anni fa, però avevo altri impegni, sono venuto quest'anno. Percorso impegnativo, primo caldo ho sofferto, sono contento di aver tagliato il traguardo per primo. Per il mondo femminile, con 3 ore, 6 minuti e 10 secondi, è stata la croata Maria Vrajic, seguita da Chiara Bertino e Federica Poesini. Sono molto felice perché prime mie gare a Italia sono Colle Marathon, sono maratona di Piceno e io ho speciale emozione per questo paese. È stato molto dura solo ultimi 10 chilometri perché a Barchi è ok, e temperatura è stata bene, ma quando è stato piano a piano c'è ancora molto sole. Soddisfazione degli organizzatori che ogni anno vedono crescere questa manifestazione nel segno dello sport ma anche dell'inclusione, con la prima corsa degli speciali dedicata ai ragazzi diversamente abili, con partenza da Piazza 20 Settembre e arrivo all'Arco d'Augusto. Dobbiamo dire grazie alla regione, alla provincia, a tutti i comuni, alle istituzioni, ma soprattutto a chi ci ha dato le risorse per fare tutto questo, gli sponsor, i partner che sono con noi, ma i volontari. Qui abbiamo un patrimonio umano unico, veramente, veramente, che onora tutto il territorio. Qui un territorio che si mette a disposizione per un grande evento nazionale. Veramente, ecco, siamo orgogliosi di quello che facciamo, onorati di tanta gente, ma soprattutto i disabili che stamattina sono partiti da Piazza 20 Settembre e sono arrivati qui al Pincio. È stato un momento emozionante perché averli qui vuol dire dare opportunità di uscire, di avere un giorno di gloria anche per loro. Abbiamo superato oltre 2000 tra concorrenti e camminata, quindi il nostro stile di vita è proiettato non solo ai giovani, ma soprattutto far star bene la gente. Successo anche per la mezza maratona scattata da Mondolfo, dove a trionfare sui 600 partecipanti è stato il fanese Gianmarco Bertini e la romagnola Chiara Camporesi. Nella 10 km infine hanno primeggiato Luca Iannuzzo e Giulia Morbidelli.